Fernando. Sono pronto. Ciao Alberto. Senti, ma hai visto che sta succedendo, insomma, questa deadline dei negoziati tra Cina e America si sta avvicinando, eh? Sì, ma E la pare estendono. che Come Trump. avevamo previsto, verrà estesa perché in quei 3 mesi non si poteva raggiungere un accordo, neanche un accordo facile, per cui si estende. Poi raggiungeranno un accordo sul tema prettamente commerciale, cioè non aumenteranno i dazi e la Cina si impegnerà a comprare di più, soprattutto robe alimentari, forse gas e petrolio. Vabbè, Adesso ma parla che degli ce posso? impegni, si parla. Questa è la cosa più facile per la Cina. Poi ci sono le cose strutturali, no, che l'America chiede. Uno è quella sulla protezione della proprietà intellettuale e i cinesi saranno lieti di farlo, perché è un interesse anche loro di rafforzare la proprietà intellettuale, è un problema che hanno anche loro al loro interno, ossia se la rubano anche tra di loro, ossia, per cui un imprenditore cinese fa fatica a innovare, perché cosa innovo? Tanto da 3 mesi, cioè, quello che ho ce l'hanno tutti intorno a me, quindi è un problema che lo fanno. Il problema sul incentivare e creare un level playing field per gli investimenti esteri lo faranno, perché hanno comunque bisogno di investimenti esteri e comunque stanno calando in proporzione al PIL, e per cui è una roba che faranno volentieri. Una legge per pareggiare il level playing field tra aziende pubbliche e private la faranno, perché il sentimento anche in Cina del mondo privato è molto forte, il mondo privato è molto importante economicamente, è molto forte, quindi quella cosa la faranno. Smantellare la quarta cosa, che è smantellare il tema dei sussidi alle imprese pubbliche, i sussidi anche quello diranno di farlo, perché in realtà poi hanno un problema di bilancio anche loro, perché le entrate fiscali in Cina non vanno benissimo, col problema dell'immobiliare che non va, è un grosso peso, non te lo sto a dire, quindi saranno felici di dire di farlo, ok? E poi il quinto tema, che è quello di sospendere il sostegno all'Agenda 2025, in modo così plateale, tutti i sussidi di supremazia tecnologica, diranno di farli, ma non li faranno, e vabbè, questo non li faranno nella misura in cui non avranno i soldi. E poi c'è il tema della del cyber theft, che è aumentato in modo clamoroso in quest'ultimo anno. Cioè, purtroppo il cybercrime cinese è aumentato a livelli vertiginosi, diranno di farlo, e quello starà buono per 6 mesi, poi riprenderà. Già nel 2015 Obama e Xi avevano fatto una cosa del genere, buoni 6 mesi. Poi. Ok, allora il problema è che gli americani diranno: tutte queste cose che hai fatto, adesso noi mettiamo delle clausole per verificare che vengono effettivamente fatte, perché i cinesi sono molto bravi a fare le promesse e poi dopo non Certo. vengono. E quindi adesso noi faremo delle verifiche periodiche per. Naturalmente i cinesi questa cosa non la vogliono, perché sarebbe umiliante, però forse troveranno un accordo. Però in realtà non sarà, questi cambi strutturali che anche magari i cinesi si augurano, non avverranno nella maniera in cui desidera il governo americano, per cui ci trascineremo per 2 anni, fino alle elezioni americane, in una situazione in cui di sbattagliamento si farà l'accordo commerciale, poi comincerà il contenzioso su tutte queste altre cose che dovranno essere fatte, però non vengono, però non succedono. Arriveremo alle elezioni con grande contenzioso. Chiunque venga eletto sarà un presidente fortemente anticinese. E chiunque venga eletto sarà un qualcuno che andrà con una forte piattaforma anticinese. Per cui aspettiamoci dal 2000, oggi è il 19, 20, 21, una recrudescenza del conflitto Cina-Stati Uniti. Perché Trump ha bisogno di una tregua per far riprendere i mercati, per non rallentare l'economia, per andare alle elezioni in modo più sostenuto, poi non è detto che ce la faccia. Allora, rimangono fuori due temi che bisogna discutere. Il primo è: i mercati già scontano il fatto che ci sarà un accordo, per cui i mercati hanno ripreso molto, il mercato cinese sta esplodendo letteralmente, cioè hanno rinnovata fiducia. Quindi
il fatto che si faccia un accordo non sarà una notizia, ma una notizia che ormai tutti si aspettano, per cui non ci aspettiamo un'esplosione dei mercati in caso di accordo, perché ormai queste notizie filtrano, ormai si sa praticamente tutto, per cui tranquilli ragazzi che il mercato non esplode. Esploderebbe invece se l'accordo non lo fanno, ma l'accordo lo fanno. Poi c'è un altro tema, che è la lotta tecnologica, che tutta verte su questa questione Huawei. Intanto secondo me la figlia di Meng, la vice chairman di Huawei, la lasciano tornare a casa, mi sembra. Beh, è bello. Voglio dire, prima volta che basta, quella torna a casa. Ah, il discorso Huawei invece è molto interessante, perché gli americani parlano fortissimo, sono sparati, però negli ultimi giorni Trump sta pigliando una posizione molto più leggera e addirittura non ha firmato l'editto che avrebbe definitivamente bannato Huawei dagli Stati Uniti, dicendo ma in fondo perché bannare, l'importante è il mercato, e questo campanelli d'allarme, perché Trump ha fatto lo stesso con LTE, che è la sorella brutta di Huawei, che fa le stesse cose, fortissimo comunque, che all'ultimo minuto li ha lasciati andare. Doveva bloccare tutte le forniture di chip LTE, poi all'ultimo minuto un grande sdegno nel congresso americano. Quindi si teme il grande turnaround, e lì Trump lo inchiodano, perché già il turnaround su LTE non l'ha capito nessuno. Se fa un turnaround su questo, allora vuol dire che onestamente la gente effettivamente dirà che Trump è sotto ricatto, e questa è una roba che a Washington gira, perché nei momenti più cruciali, quando si tratta poi di prendere decisioni cruciali, Trump fa turnaround. Quindi l'idea che lui sia ricattabile da un asse sino russo è molto, se ne parla tutti i giorni correntemente, quindi lì stiamo a vedere. Detto questo, no, quindi tu dici questi diciamo così stop and go, questi proclami roboanti che poi finiscono in un nulla sulla cosa specifica. LTE ha fatto una LTE doveva essere praticamente demolita, poi ha fatto una telefonata con Xi e Trump ha mollato tutto. Con Huawei sta rigirando. No, dico, quindi c'è un'ipotesi che Trump sia sotto lo schiaffo e sotto il ricatto, insomma, in qualche modo. Sì, è un'ipotesi, una cosa che gira da... Sì, no, ce la diciamo. Tutti diciamo nel deep state americano pensano che Trump sia sotto ricatto. Ha troppa roba. Questa è una cosa. Basta. Quello, l'inchiesta di Mueller, lo special prosecutor. Ho capito. No, ma c'è. Allora, alla fine della giornata non ha trovato nulla di. No, ho capito. No. Aspetta. No, Mueller deve ancora uscire. Sì, lo so. Ma no, che non abbia trovato niente ancora da dire, perché noi tutti gli uomini più vicini a Trump hanno confessato. Quindi c'è Manafort, sì, Roger Stone. Manafort ha confessato fatti suoi. No, Fabio, no. Cioè, non ti posso dire che hai torto, ma non posso. Cioè, lasciamo un'area di incertezza. Okay. Non è necessariamente tutto bene e non è necessariamente tutto male. Però Mueller non io è. Io credo che così. Essendo Washington una città dove ho vissuto, è una città estremamente pettegola, se qualcosa di grosso Mueller ce l'avesse in mano sarebbe già uscita da un mese. Non sarà una roba... Vediamo. Io sono molto, molto open. Quello che ti voglio dire è che il fatto che Trump sia sotto scopa è una roba su cui l'FBI aveva iniziato un'indagine. Sì, è una roba che... non si è mai chiarita. Comunque, da qualunque direzione vada l'indagine di Mueller, quel sospetto rimane sempre. Sì, per carità. Il sospetto rimane sempre, perché uno dice chissà cos'altro ha fatto che Putin sa e che gli sa, e che, capito? Quindi il fatto che loro abbiano sotto scopa c'è. No, io tante volte ho pensato che se Trump viene rieletto, per me lo fanno fuori stavolta. No, ma il punto, anche volendo scontare le accuse di collusione, alla fine Trump, al di là di tutte le vanterie che lui lancia sulle proprie capacità di negoziatore, sulla capacità di portare
diciamo così, di spingere la propria agenda, i propri obiettivi, alla fine non è riuscito a combinare mai nulla, l'unica cosa che non è vero, ha parzialmente allora diciamo una cosa, ha parzialmente rinegoziato questa il NAFTA, comunque la gente gli dice bene o male è il primo che si è imposto alla Cina, per cui c'è un cambio comunque. Cioè, anche se lascia stare, comunque è meglio di Obama che non ha fatto un cazzo, capito? Cioè, no, vabbè. No, cioè, no, ma, no, Trump lo detesto, capito? Però dire che non ha fatto nulla è sbagliato. No, ma diciamo quando si è trattato di dei grossi tempi, le sanzioni all'Iran, ha detto, sì, adesso lo diamo, alla fine neanche su quello che era politicamente un tema facile è andato fino in fondo. No, ma le ha messe, no? Il petrolio. No, l'Iran ha forti problemi a commerciare, riesce a vendere il petrolio, però quel tanto per non far alzare i prezzi, però l'Iran non riesce ad attrarre investimenti, non riesce a attrarre... Ma non riusciva neanche prima, non è che... Comunque vedo che le imprese europee erano molto arrabbiate per non potere più, capito? Questo è un tema, quindi immagino qualcosa ci sia stato. Sì, per carità, però diciamo, se voleva mettere in ginocchio l'Iran, il vero strumento era l'imposizione di sanzioni sulle esportazioni di petrolio. Il resto, cioè, continuano a tirare avanti in un modo o nell'altro. Poi. Ok, questo è quanto sull'accordo commerciale. Va bene. Sarà. Ok, quindi staremo a vedere che succede il primo. Sì, ci sarà, calma. Però voglio dire, tutti quelli che pensano che il mercato vada alle stelle devono stare tranquilli, perché ormai questa notizia, secondo me, è molto scontata. Ok, no, quello sono d'accordo. Cioè, il mercato cinese è ripartito, sì, è tutto. Sì. Ciao Fabio. Ok, ciao Alberto. Ciao.